dottor Armando Spataro, sostituto procuratore a Milano, fare una sua personale interpretazione su quello che è uno degli aspetti che dal punto di vista nostro di Radicale costituisce la forma più significativa e drammatica della crisi della giustizia, e cioè la condizione delle nostre carceri. Ma io intanto vorrei dare atto dell'impegno importante, fondamentale dei Radicali nel campo della tutela delle condizioni di vita nel carcere. Devo anche aggiungere che sono stato molto contento di aver visto l'Associazione Magistrati in questi stessi giorni essere presente e organizzare anche manifestazioni a sostegno di questa campagna, la quale non può non tendere a garantire la dignità umana anche del detenuto. Devo anche dire che l'attenzione che si deve a questo tema non comporta, come dire, rinuncia all'idea della punizione anche attraverso il carcere. Io faccio il pubblico ministero, so bene che la pena ha varie finalità, ma non vi è neppure dubbio che non sia tendenzialmente favorevole a quello che si può definire il lassismo nella applicazione della pena. La pena però deve essere ovviamente da un lato equilibrata, dall'altro umana, e dall'altro deve, come si sa, tendere anche alla rieducazione. L'analisi che noi abbiamo fatto in relazione proprio alla gravità con cui la realtà delle carceri italiane si rivela al mondo intero ci ha spinto a ritenere che l'amnistia costituisca l'unico elemento di rottura per insediare i luoghi e l'azione riformatrice. Qual è l'interpretazione che senti di dare? Io credo che già abbiamo altri esempi in passato dell'utilizzo dell'amnistia, della sua giustificazione come strumento per chiudere una pagina ed aprire una storia nuova. Abbiamo purtroppo visto invece che questo non è avvenuto, quindi i problemi, anche quelli dell'affollamento carcerario, si sono riproposti in tempi non brevi, brevissimi. Io personalmente penso dunque che l'amnistia è un palliativo che in questo momento peraltro finirebbe col premiare anche, voglio dire, strumentalmente alcune persone condannate. Io credo che la strada sia quella della riforma vera del carcere sotto il profilo di cui parlavamo prima, della sua umanità, e dall'altro della giustizia. Io personalmente penso che, ad esempio, la velocità dei tempi della giustizia può essere ben migliorata, si può chiudere una pagina in cui in nome di fasulle garanzie sono stati solo introdotti dei formalismi che hanno ostacolato la rapida definizione dei processi. Credo che si possa dare efficienza, credo che si possa anche rendere effettiva la sanzione, perché attenzione, io personalmente faccio il pubblico ministero da sempre, a me non interessa la durata della sanzione, a me interessa che la sanzione irrogata sia effettiva, sia applicabile nei tempi e nei termini che l'ordinamento consente, senza che diventi però un fatto aleatorio, per cui oggi non sappiamo mai se un condannato ad una pena la sconterà, non dico tutta, cosa impossibile, ma neppure in buona parte. È un dato molto aleatorio, quindi ecco che sotto questo punto di vista, pur non essendo, vorrei dirlo, un esperto di esecuzione della pena, sull'amnistia non ho molta fiducia, ne avrei molto di più sull'effettivo funzionamento della giustizia e della sua rapidità. Credo che vada colto il concetto che un'idea di azione riformatrice sui tempi, sulle modalità si è formulata e che non trova la sua applicazione proprio perché la parabola è impantanata, tra l'altro, sui caratteri di sovraffollamento e soltanto un elemento di rottura. È evidente che l'amnistia fine a se stesso non produce nessun effetto, ma l'amnistia come punto di diciamo innesto di un'azione riformatrice può avere la sua forza rivelatoria. Un altro tipo di diciamo valutazione sulla quale mi piacerebbe sentire la tua opinione, cioè l'analisi sulla sostanziale strutturale antidemocraticità del nostro sistema, così allo stadio in cui è giunto in questa parabola di crisi nazionale e internazionale. La giustizia è uno dei settori pubblici fondamentali perché una democrazia funzioni, e dunque se parliamo della crisi della democrazia in generale si può anche parlare dei problemi della giustizia. In generale, in punta di piedi, senza voler, come dire, ammannire presunte verità, dico la mia. Io credo, mi pare del tutto evidente, che viviamo un periodo di profonda crisi della politica, perché la gente, i cittadini, al di là dei qualunquismi striscianti o clamorosi, non si riconoscono
in una gestione della cosa pubblica ispirata all'interesse collettivo, che dovrebbe essere ispirata all'interesse collettivo, che purtroppo talvolta non lo è. Io dico subito che in questa concezione trovo delle forme di qualunquismo inaccettabili, trovo anche un tipo di informazione che ha generato una tale sfiducia nel cittadino al punto tale da indurlo persino all'astensionismo, che secondo me è veramente grave. Preferisco che il cittadino voti per chiunque, ma voti. E dunque tocca alla politica essere credibile. La strada che io posso indicare da magistrato per dare credibilità alla politica è quella anche di rispettare il ruolo della magistratura e rispettare la giustizia. Abbiamo assistito ad anni che abbiamo, spero, alle spalle, in cui è stata messa in crisi, in dubbio, la stessa legittimità dell'azione della magistratura. Si è detto, come nel 1940 durante il fascismo disse il ministro Grandi, che in certe circostanze la magistratura può anche mettere il codice da parte, perché deve tenere presenti le ragioni di opportunità che muovono la politica, e quindi l'applicazione anche del principio di obbligatorietà dell'azione penale è stata, come dire, presentata alla gente addirittura come frutto di un'opzione politica dei magistrati. Mi fermo qui. Io credo che serva recuperare credibilità, serve alla politica, serve a tutti noi, e forse uno dei tasselli, certamente non l'unico, è anche quello di consentire la credibilità dell'amministrazione della giustizia. Dopodiché, aggiungo, non sono tra quelli che dicono che il bene è tutto da una parte, il male dall'altra, sono tra quelli che, per difendere i principi su cui si regge la giurisdizione, affermano ci sono anche colpe e responsabilità dei magistrati, non mi riferisco a quelle di tipo penale. Ci sono anche quelle, in quel caso dico soltanto che i magistrati che commettono reati dovrebbero stare in carcere più degli altri. Non pensi che l'interpretazione di un versante antipolitico sia stato congeniale a realtà finanziarie che hanno in qualche misura voluto utilizzare l'antipolitica come viatico per sottrarre al cittadino gli strumenti della propria azione, e che lo stato di congestione in cui la situazione si determina presenta anche rischi cospicui che può dare sbocco a svolte autoritarie? Quando, cioè, traballano le istituzioni, è chiaro che ci sono interessi forti che entrano in ballo, è chiaro che ci sono persone interessate a sfruttare la situazione di crisi per i propri interessi. Io cercherei poi questo discorso di renderlo più concreto di volta in volta. E dunque, per esempio, ti posso citare i fatti obiettivi che riguardano possibili leggi elettorali votate contraddicendo anche le direttive della Comunità Europea sul sistema elettorale. A me non pare che sia, come dire, fondamentale arrivare a una riforma, quale che sia, pur di fare la riforma. Io per esempio, qui lo dico veramente come cittadino, non riesco neppure bene a comprendere, nonostante le spiegazioni dei tecnici dei sistemi elettorali, perché la preferenza individuale debba essere ormai totalmente dimenticata, mentre prima era un modo anche di consentire al cittadino di esprimere la sua volontà senza... Però abbiamo anche i riscontri per cui il gioco delle preferenze ha comportato un processo di perversione. No, ma allora ci sono... Io credo che la patologia non debba essere la regola, né debba essere la ragione per ispirare delle riforme che poi privano dei diritti. Io non nego che il sistema delle preferenze abbia determinato anche collusioni con l'andrangheta, però mi chiedo se questa patologia deve essere ritenuta prevalente su quella che invece si afferma quando, in assenza di preferenze, si consente ai segretari di partito e ai vertici di partito di nominare i futuri eletti. Il Parlamento dei nominati è anche il Parlamento che è l'effetto derivato di un'azione che nel 92, quando il virus del modello delle preferenze si era venuto a configurare nel nostro paese, aveva raggiunto il massimo. E l'effetto successivo è stato appunto la legge Porcellum e i caratteri che oggi rendono assolutamente evidente che i sistemi elettorali non è che sono di per sé perversi, che sono collocati storicamente all'interno di un processo generale che naturalmente va interpretato.
il discorso del nominale che noi abbiamo proposto stabilmente sì. è anche un modo per consentire non soltanto la conoscenza del soggetto che può circoscrivere l'area territoriale, un livello di rappresentanza. Abbiamo più riprese affermato che la crisi che questo paese vive, che poi di tutti gli stati, ma in Italia ha delle caratteristiche molto più acute, è una crisi di rappresentanza ed è una crisi di governabilità. La identificazione da parte del cittadino in aree più piccole di interlocutori in qualche misura noti consente anche una selezione che corrisponde anche a quell'esigenza di preferire, ma non dentro il meccanismo che poi porta a dei depistaggi che abbiamo... Comprendo, questo è un aspetto indubbiamente positivo, è pur vero che in certi momenti io ho votato molto spesso diversamente, ovviamente non dico come, ma però i cittadini vengono, come dire, costretti a votare un nome nel quale non credo. Ringrazio Armando Spataro anche per la franchezza, anche l'assoluta diciamo anche serenità con cui abbiamo potuto discutere, senza certo. necessariamente convergenze assolute, ma con una pacata capacità di interpretare la crisi fuori dai caratteri ideologici e molto spesso anche strumentali che vengono. No, ma infatti io ti ringrazio, io credo che sia importante parlare dove possibile, lo possono fare anche i magistrati, perché come dire non si facciano poi coinvolgere nelle legittime battaglie politiche che conducono i politici. Grazie ad Armando Spataro, sostituto procuratore americano.